Buonasera amici e benvenuti, qui siamo al Salottino Blues e questa sera alziamo un attimino l'asticella perché abbiamo un ospite veramente di alto livello. Con noi questa sera abbiamo Angela Forin. Ciao Angela, come stai? Ciao, bene, bene, grazie. Grazie mille per questo invito super gradito anche. Bene, questo è un format inventato di sana pianta dal carissimo amico Massimiliano. Che qualche mese... salutiamo anche, quindi ciao. Qualche mese fa gli è venuta questa idea, ha detto perché non facciamo, siccome io ho tirato fuori in ballo questa cosa del treno blues, no? Quindi il salottino si trova all'interno di un treno che viaggia nel Mississippi, lui ha detto perché non facciamo Ticket to Ride, no? Diamo un biglietto per salire sul treno e tu li intervisti. Bellissima idea, un po' impegnativa, però è una bella idea. Quindi ogni lunedì del mese, del fine mese, l'ultimo lunedì del mese, intervistiamo delle persone, delle celebrità. E oggi, beh, oggi abbiamo il top che potevamo avere qua al salottino. Sviolinate qui a manetta, adesso esageriamo, per chi sta ascoltando adesso avrà delle aspettative mega galattiche, aiuto. Oh, no, musicologa, corretto? Sì. Dai, parlaci un po' di te e iniziamo a parlare un po' di musica, che tu quando parli di musica praticamente per me sei come il pifferaio magico, mi incanti. Allora, io sono una musicologa e mi occupo di divulgazione musicale da un po' di tempo. E quindi cosa vuol dire divulgazione musicale? Vuol dire che, a parte nei social, quindi vabbè, ho il mio piccolissimo canale YouTube dove c'è un po' di podcast, un po' di video, ma poi faccio corsi, conferenze, collaboro con associazioni, con scuole, quindi sia per adulti sia con i ragazzi, anche elementari, medie, ma anche soprattutto insomma per gli adulti con un taglio un po' più alto. Insomma, ecco, cerchiamo di divulgare, cerco di divulgare e di parlare di musica, quindi con un taglio più sociologico-culturale, quindi quella sociologia della musica è la mia materia preferita, e quindi per cercare di parlare di musica che è l'arte più diffusa al mondo. Questa è una cosa interessante, no? Quindi non passa giorno senza che noi ascoltiamo, volendolo o meno, musica. Quindi sia che la mettiamo noi perché vogliamo ascoltare qualcosa, sia perché sappiamo, andiamo al supermercato, al ristorante, piuttosto che di qua di là, e la musica in sottofondo c'è. Ed è l'unica arte che succede questo, perché non è detto che tutti i giorni noi ammiriamo un quadro, ammiriamo una scultura, guardiamo magari un bel film, eccetera, eccetera. Mentre la musica sì, ci viene incontro, no? Oggi più che mai, quindi è l'arte più diffusa al mondo, eppure è la meno conosciuta nel suo aspetto più culturale e artistico, anche perché non dimentichiamoci che la musica è un'arte, mentre ultimamente nel nostro presente, insomma già dal Novecento in poi, con tutti i mezzi di comunicazione, la musica è diventata sottofondo. Leggevo proprio qualche giorno fa, proprio 4-5 giorni fa, una nuova statistica che è stata pubblicata proprio dal FIMI, che racconta come per la maggior parte delle volte noi quando ascoltiamo musica lo facciamo mentre stiamo facendo qualcos'altro, e il 52% era mentre si fanno i lavori domestici. Quindi la musica sempre è qualcos'altro, quindi un'arte di sottofondo, è una seconda cosa mentre stai facendo un'altra cosa principale. Quindi noi, magari io, te che ci sta ascoltando, siamo dei casi particolari, quindi non facciamo tanto testo, però guardando i grandi numeri, chi ascolta la musica pura, cioè adesso mi metto su questo disco, ascolto questa cosa, anche mi metto su YouTube, Spotify e sto qui e ascolto musica perché mi piace questa canzone, è rarissimo purtroppo. Eh già, è vero, però dove andiamo noi? Siamo presi dalla musica in qualsiasi posto. Adesso vedo che anche nelle grandi città, quando cammini anche per strada, c'è divulgazione di alcuni locali che hanno delle casse stereo fuori dal loro bar o dal loro locale, e quindi la musica è anche per strada. Cioè, magnifico. Magnifico, sì, come tutte le cose ci sono i lati delle medaglie, quindi
dall'altro canto è da un po' di anni che si parla di inquinamento musicale anche, no? Perché se io in quel momento non voglio ascoltare musica, tu me lo stai imponendo, magari quella canzone a me non piace, io volevo bermi un aperitivo con una mia amica e ho qui questa tunz tunz, magari questa musica fortissima, a volte tanto alta che manco riesci a parlare, oppure semplicemente non mi piace e tu me lo stai imponendo. Un conto è dentro il locale, quando comincia a uscire anche sulla strada può essere un po' invasivo. Poi, come tutte le cose, ci sono i rovesci della medaglia, dall'altro la musica che va verso la gente, quindi anche questa musica che ti attrae per entrare magari in un locale dove stanno mettendo della bella musica blues e immagino che tu entreresti subitissimo, quindi in quel caso funziona. Quindi, come tutte le cose, bisogna usarle, no? Con intelligenza, anche con i nostri cellulari che oggi ascoltiamo qualsiasi cosa, no? Come vogliamo, quando vogliamo, in questo secondo io prendo il cellulare, vado su YouTube, tu mi dici una cosa e io la posso ascoltare, anche la più assurda che ti possa venire in mente e gratuitamente, no? E qua, anche qua lo sappiamo, ne stiamo parlando ormai da decenni, i lati positivi e negativi di questa cosa, perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità, disse qualcuno in un film. E quindi abbiamo tante potenzialità, appunto, per la musica ci viene incontro in tutti i modi. Non è mai successo nel corso della storia, in millenni e millenni di storia dell'uomo questo. Quindi siamo in un momento storico dal punto di vista della musica in cui noi amanti della musica siamo fortunatissimi, perché sì, la possiamo ascoltare come quando vogliamo, anche senza pagare. Però dobbiamo farlo con un po' di criterio, insomma, per quello è quello che cerco di fare io, per sensibilizzare un po' l'ascolto e l'amore verso quest'arte, che non è soltanto sottofondo mentre stiamo facendo qualcos'altro, ma è un'arte che magari va anche conosciuta un po' di più, non soltanto dal punto di vista so suonare uno strumento o dal punto di vista so vita, morte e miracoli di un artista, ma anche che cosa c'è all'interno dell'universo che chiamiamo musica. E a proposito di cose assurde, io mi ricordo che tu hai avuto la fortuna di intervistare un gruppo musicale che è stato all'interno di un film fantastico, Kill Bill, e quando ho saputo questa cosa ho detto no, vabbè, è tantissima roba. Quella è stata un bel... Dimmi, scusa... delle giapponesi, se non ricordo male, no? Sì, erano... Ma come fai poi a ricordarti questa cosa? Dov'è che l'ho detto? Non mi ricordo più, perché questo è un ricordo antico in me ormai, perché riguarda una mia tesi, la seconda, anche quella della specialistica, che l'ho fatta su musica per film, era su tutto un discorso della rifunzionalizzazione della musica. Aspetta, i contesti, aspetta, l'utilizzo della musica in contesti diversi rispetto a quelli per i quali è stata creata. Oh, non lo ricordo ancora. E il caso era Quentin Tarantino con Kill Bill, perché spoiler, è il mio regista preferito, è il mio film preferito, quindi se dovevo fare la tesi facciamola, siccome ci dovevo, sono stata su un anno ovviamente per scriverla, meglio farla su qualcosa che ti piace, perché così almeno è un po' più semplice. E quindi lì era sempre qua tutto un discorso di sociologia, quindi come Tarantino utilizza musiche di repertorio per i suoi film, utilizzandole e prendendole magari anche da altri film, mettendole in un contesto completamente diverso rispetto a quello per il quale erano state pensate. Quindi stravolge proprio la loro essenza, il motivo per cui erano state create, e le abbina a scene che mai l'artista avrebbe pensato. E Tarantino è successo, e quindi ci sono tantissimi casi, adesso vabbè, adesso qui non apriamo questo discorso, sennò vado lunghissima, però sono tantissimi casi dei film di Tarantino di musica che lui ha ripescato dal passato, che non avevano avuto successo, e lui le porta a invece ad avere successo anni e anni dopo magari la loro pubblicazione. E questo era il caso di Le 5, 6, 7, 8, si chiamano 5, 6, 7, 8, ed erano questo gruppo di, erano tre, sono tre musiciste giapponesi che suonano in Kill Bill, nella mitica scena, come si chiama, del, non mi ricordo più, ah, come si chiama il bar dove entrano lì la brava, che
battaglia incredibile. La battaglia, no? Di 88 polli, quando entrano nel locale lì a Tokyo, che lei arriva per uccidere Oren Ishii, che è una delle sue, no, rivali, e è la prima poi che uccide in ordine cronologico. Quando arriva lì nel locale, dove c'è lei con tutto il suo entourage, eccetera, stanno suonando in questo locale, alcuni stanno ballando, e c'è questo gruppo di tre ragazze giapponesi che suonano un swing un po' rifatto, un po' rock, quindi una cosa molto divertente, che è andato, oggi si direbbe, al tempo no, oggi si direbbe andato virale. Quindi queste due o tre canzoni che stavano suonando sono diventate famosissime grazie a questo film. E io per la tesi ho intervistato alcune persone, come anche Pino Donaggio, l'ho intervistato perché una sua canzone, anche un suo brano, è stato inserito in Grindhouse, anche lì completamente decontestualizzato, e ho intervistato anche loro, ci ho provato, gli ho mandato una mail ai tempi e mi hanno risposto gentilmente, la batterista mi ha risposto a tutte le domande che io facevo loro, chiedendo com'era stato avere tanto successo grazie a questo film, anche se le canzoni erano precedenti, e quindi essere arrivati al successo mondiale grazie ad un film e non prettamente grazie al loro disco pubblicato. Ecco, non so se hai capito il discorso, non un po' questo. E loro mi hanno risposto, detto che è stato contentissimo perché ovviamente sono diventate famose e hanno venduto un sacco di dischi. Donaggio invece non è stato contento dell'utilizzo della... cioè, mi ha detto di sì, però cioè sì, però no, ci sono diversi punti di vista, no, di queste cose, perché c'è chi dice sì, sono contentissimo perché ho avuto un successo strepitoso, chi invece dice no, perché la mia musica è completamente in un contesto che non c'entra niente con quello che io immaginavo, con quello che io volevo quando l'ho pubblicata, quando l'ho scritta, e quindi lì ci si può un po' storcere il naso. Quindi anche qua, come tutte le cose, ci sono tantissimi punti di vista. Però che bel ricordo, anche perché pensa che gli avevo mandato una mail in inglese, chiaramente, adesso era il 2010, 2009, quando le ho, un po' di anni fa, quindi non c'erano così tanto i social, quindi era ancora un po' più difficile arrivare alle persone, arrivavi via mail, quindi avevo trovato questa mail, ho provato a scrivere e non mi avevano risposto. E io poi ho un'amica, una mia carissima amica giapponese che vive qui a Padova, dove vivo io, le ho chiesto questo favore e me l'ha tradotta in giapponese e gliel'ha scritta in giapponese, al che mi hanno risposto in giapponese, e quindi lei dopo me l'ha tradotta tutta la risposta, tutta l'intervista. Impegnativo. Sì, abbastanza, però è stato molto bello. Adesso ogni volta che rivedo quel film, che è il mio film preferito, appena c'è quella scena lì, c'è il mio cuoricino che in qualche modo dice, le ho raggiunte, dai. Mi piacerebbe raggiungere Tarantino, però vabbè. E Quentin, ho saputo che le ha scoperte proprio per caso, cioè lui stava partendo, no? Stava ritornando negli States, era in un negozio a comprare, non so bene cosa, e le ha sentite in filo di fusione, appunto. Parlando del discorso delle canzoni, delle musiche che vanno nei negozi. Esattamente, quindi vedi però il conto delle cose, perché la faccenda era questa, perché Tarantino era in un negozio che stava comprando i vestiti, credo, ma non mi ricordo, su un negozio di Tokyo, credo sì, che era lì, che era andato in, come si dice, in un sopralluogo prima di girare il film, per vedere i locali, i luoghi, tutto quanto, stava per prendere l'aereo, cioè aveva l'aereo dopo poco, e lì in questo locale, in questo negozio, ho sentito la canzone delle 5-6-7, perché erano molto famose lì in Giappone, cioè era un gruppo famoso in Giappone però, e quindi le ha sentite e ha detto no, queste spaccano, le voglio assolutamente nel mio film. E quindi è andato dal negoziante lì, dai commessi, gli ha detto ma chi sono? Gli ha detto come non le conosci, sono le 5-6-7, perché erano famose lì. Mi fa ma io cosa ne so? Mi fa no, voglio assolutamente, datemi un CD. E allora gli hanno detto, adesso vado un po' a memoria, ma dovrebbe essere così, gli hanno detto vai lì a comprartelo. Lui fa non ce la faccio perché ho l'aereo, e quindi ha fatto di tutto ed è riuscito a farsi dare il CD del negozio, praticamente, se non sbaglio, ma dopo magari nei commenti YouTube te lo dico se non sbaglio, ma mi sembra proprio così. E quindi proprio lei si era proprio flashato assolutamente, non voleva andare via senza avere il CD di questo gruppo, e poi da lì le ha contattate ed è nata la collaborazione. Quindi vedi che anche la musica in sottofondo nei locali
ogni tanto vedi che fa anche delle buone cose. Sì, vabbè, comunque Quentin Tarantino, come hai detto tu, è un genio su queste cose, sulle colonne sonore, poi so che le cura molto. Sì, lui è, io l'ho scelto proprio per questo, ma è anche il mio regista preferito anche per questo, perché lui utilizza tantissimo la musica, quindi a parte utilizzarla come colonna sonora pura, è molto presente anche dal punto di vista estetico nei suoi film, con vinili, primi piani, mangiadischi, nastri, cassette, discorsi sulla musica, come Le Iene, il discorso sulla Vergine di Madonna, ormai non so, lui il primo film inizia parlando proprio di musica, quindi lui proprio la ama tantissimo ed è per questo che la utilizza non soltanto come musica ma anche come all'interno appunto della narrazione, e lui poi ne fa un utilizzo per cui a volte lui scrive, cioè di solito i registi mettono la musica dopo aver registrato le scene, mentre lui a volte scrive le scene pensando alla musica. Quindi la scrive sapendo che musica c'è, e quindi la scrittura va di conseguenza della musica che ci sarà nella scena. Quindi è il contrario di quello che di solito succede. Non sempre, ma molto spesso fa questi ragionamenti. Lui dice che la sua discoteca, nel senso la sua collezione di dischi, è la più bella del mondo. Ma vabbè, siamo abituati un po', no, alle buttate di Tarantino, però posso crederci, perché chissà quanti dischi avrà. E lui appunto sì, e lui fa queste scelte anche interessanti dal punto di vista filmico, perché utilizza questo trucchetto che abbiamo presente ogni tanto, che cioè mette delle canzoni magari simpatiche, che fanno ballare, che ti fanno scatenare, in scene totalmente splatter, totalmente horror e negative. Quindi come la più tipica, ecco, insomma, che abbiamo in mente tutti è durante Le Iene, sempre quando c'è la scena, no? Adesso aspetta che dopo YouTube ci spoilerà, però abbiamo presente che c'è, no, ci spoilerà, no, ci blocca, volevo dire, che c'è, no, questa scena di violenza con il taglio, e lui lì sotto mette Mr. Blondo, prima di fare quello che sta facendo, accende la radio e parte una canzoncina tutta allegra, e lui la balla anche così. Quindi cosa succede nella mente dell'ascoltatore? Succede che si incastra tutto, perché sei portato, la musica è fortissima, tantissimi superpoteri, come dico sempre, no? E quello perentorio, che se senti una musica che ti fa ballare, che ti fa scatenare, positiva, allegra, ti mette subito positività, ti mette qualcosa di allegro, gioioso dentro di te appena la senti. Ma tu stai vedendo qualcosa che è l'opposto di quello che tu stai sentendo, quindi la scena che stai vedendo è violenza pura e dovrebbe farti rabbrividire, terrore, aiuto, che brutto. Mentre quello che stai ascoltando invece ti fa voglia di ballare, e quindi ti crea questo scompenso all'ascoltatore che ti manda un po' in crash. E questo trucchetto Tarantino lo utilizza tantissime volte ed è anche molto divertente dal punto di vista del fruitore, di chi guarda, anche di chi lo studia. E vabbè, poi rimanendo sempre in Quentin, quello che poco che io l'ho studiato, perché sono molto curioso anch'io, ho saputo che ogni tanto, anche quando fa le scene proprio, lui accende la radio, cioè durante proprio le prove, le scene eccetera, c'ha la musica a manetta, gli attori sono lì che stanno provando eccetera, e c'è sottofondo la musica a manetta, insomma, vabbè. Per far entrare nella scena, poi anche come nella mitica scena del balletto, quello tra John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction. Ci sono tantissimi video anche su YouTube del backstage che c'è lui, no, che gli spiega come fare, ma questo in realtà lo fanno anche tanti registi, anche Sergio Leone metteva la musica di Morricone mentre stava girando il film, diceva per far entrare gli attori dentro proprio il mondo, dentro quello che è per far entrare dentro il personaggio e quello che è poi il suono, l'umore, insomma, del film. Con i pro e i contro, perché sono degli attori che non la volevano perché diceva che li distraeva, ad esempio. Quindi, vabbè, anche qua, no, vabbè, come tutte le cose. Gioco delle due medaglie. Sì, questa è una cosa che magari anche i registi si fanno nel cinema, sì.
Bene, insomma, Quentin Tarantino, sappiamo che se dobbiamo parlare di lui facciamo... Vabbè, con me posti. No, mi hai fatto venire anche ricordi antichi, mi hai fatto rispolverare la mia vecchia tesi. Ma piace molto anche a me, quindi non mi ricordo dove ti avevo visto parlare di Quentin, adesso non mi sfugge, però vabbè, ho visto talmente tanti tuoi video che poi non mi ricordo. Parliamo un po' della musica, torniamo un po' indietro negli anni, perché oggi noi suoniamo, facciamo musica eccetera, ma siamo stati influenzati molto dai grandi musicisti del passato, quindi torniamo un po' indietro lì, la musica nel Medioevo. Porca. Un po' indietro, cioè pensavo parlassi di inizio Novecento, pensavo che volessi portare che il treno si fermasse sul Mississippi di inizio Novecento, invece qua siamo andati, dimmi! No, perché il blues è nato proprio come cantori, cioè come sì. Cantastorie, quindi prima del Novecento i cantastorie, no? Allora, coi cantastorie siamo nel fine 1100-1200, quindi siamo nei trovadori, volevi arrivare lì. Siamo in quel momento là dei trovadori, quindi possiamo dire menestrelli, dai, che viene più facile, no? Quindi quando si dice anche dal punto di vista della storia della musica, si comincia anche a uscire dalla chiesa, dalle chiese, e cominciare a entrare nelle corti. E quindi questo è un momento importante di passaggio, perché fino ad allora la musica era stata la musica, quella colta, diciamo, quella che si studiava e che si componeva, era sempre stata sotto il cappello della Chiesa, perché la Chiesa era colei che pagava, diciamo, il mecenate, che finanziava i musicisti che componevano musica per la messa, per tutte le celebrazioni liturgiche. E quindi per quel motivo lì era sempre stata legata a doppio filo, insomma, al mondo della Chiesa. E la storia della musica popolare poi viaggia a pari passo, su binari paralleli a questo, però con un valore molto minore, ecco, perché chi studiava, chi componeva, quindi le invenzioni, diciamo così, passi in avanti dal punto di vista della composizione, della storia della musica e dell'avanzamento, insomma, tutte le tecniche compositive erano legate alla musica, quella più colta, ecco. E questo comincia a cambiare poi a un certo punto, quando i musicisti cominciano a essere chiamati anche nelle corti, no? Quindi dai nobili, dai ricchi, che volevano appunto dei musicisti che componessero musica per le loro feste, per le loro, insomma, nei loro palazzi, e quindi cominciano anche dal punto di vista professionale, ecco, ad esserci musicisti professionisti, diremmo oggi. Sempre non la partita IVA, non c'era ancora, la partita IVA è arrivata con Beethoven, dico, e invece lì erano ancora invece a contratto con le corti, e quindi comincia appunto questi menestrelli, quindi cominciano a nascere quelle che possiamo parlare delle prime canzoni, diciamo così, no? La musica popolare più come la intendiamo noi, quindi con balli anche popolari, profani, eccetera, eccetera, non più soltanto cose liturgiche legate alle celebrazioni. Quindi e da lì inizia un po' la storia che ci porta poi a inizio Novecento col blues, e ci porta alla canzone italiana, ci porta insomma ovunque. Canzone italiana col blues, che io praticamente lunedì passato ho parlato appunto di un nostro caro italiano che ha portato la musica blues in Italia fatta in un modo pazzesco, cantata in napoletano, che era Edoardo Bennato e si faceva chiamare Gio Sarnataro. Oh. Edoardo Bennato, tanta roba, tanta roba. Sono solo canzonette, io lui lo cito sempre perché quella è perfetta, non sono solo canzonette, lui là dice tutto, punto e a capo. Esatto, ne ho parlato di lui perché ho fatto alcuni episodi dove ho parlato di persone, qua torniamo ancora indietro negli anni, quando non c'erano proprio le band, ma una persona si doveva arrangiare e creare da solo
vari strumenti, quindi suonavano il tamburello, la chitarra, l'armonica, il kazoo, e facevano praticamente i one man band, no? È un po' che io al salottino ho portato questo argomento perché ne sono molto affascinato, cioè, perché non è facile, no? Cioè, una persona sola crearsi una strumentazione del genere. Però se andiamo a guardare indietro, i menestrelli facevano più o meno questo, no? Però se la cantavano e se la suonavano, diciamo così. Quindi erano dei cantautori, potremmo dire, erano cantastorie. Adesso non facciamo svenire i miei colleghi musicologi, però insomma potremmo dire che loro componevano le canzoni e poi le suonavano anche, quindi una vena cantautoriale, potremmo dirla. Ovviamente sono mondi completamente diversi, per carità, diciamolo. Però sì, loro, sì, se vogliamo fare questo parallelo, ci può stare con tutte le pinze del mondo, perché sono cose completamente diverse. Però sì. Siamo arrivati poi ai giorni d'oggi, che lo fanno ancora i ragazzi di oggi, ma con delle macchine completamente diverse. Oggi hanno autotune, oggi hanno tutti gli aiuti del mondo. A parer mio, hanno fatto un passo indietro, però. Avendo tutte queste macchine, hanno meno inventiva. Questo è un mio parere, umile parere. Andiamo su argomenti non spinosi, ma di più. Perché c'è chi dice, no, per carità, però la tecnologia si va avanti, quindi non si può tornare indietro. Quindi se ci sono i computer, siamo sempre andati avanti, come... anche qui, andando inizio Novecento, quando sono arrivati i primi vinili e quindi la musica era su vinile, un'altra rivoluzione che va di pari passo con le rivoluzioni. Dicono che il cambiamento epocale che stiamo vivendo adesso, con tutta la digitalizzazione, la musica liquida, poi adesso con l'intelligenza artificiale, tutto quello che sta succedendo adesso, è un grande cambiamento epocale. Non ci stiamo vivendo questo grande passaggio. Ed è un po' come, musicalmente parlando, quando è arrivata la musica su supporti, quindi quando è cominciato a nascere il disco, e quindi la musica che veniva incisa e si poteva ascoltare dove, come, quando volevi. Cioè, ovviamente dovevi avere i soldi per comprare al tempo, no? Vabbè, comunque, non dovevi più andare a un evento live, ad un concerto, per uscire di casa per ascoltare la musica, oppure, vabbè, eri musicista, eri bravo, ce l'avevi a casa e la suonavi tu, vabbè, ok, questo poi sono... Quindi una persona X, per ascoltare musica, doveva andare verso il concerto, lì invece comincia a acquistare, quindi tu compri musica, quindi cominciano le classifiche, comincia il music business, cominciano a cambiare tantissime cose dal punto di vista di marketing, di business, e anche dal punto di vista più sociologico, perché io ascolto la musica quando voglio io, anche alle 3 di notte metto su e ascolto quando e come voglio. È stato un cambiamento epocale, perché non e siamo inizio, no, cioè noi non ci pensiamo che è qualcosa che è successo un centinaio e insomma 120 o 30 anni, è pochissimo dal punto di vista della nostra storia come umanità. Se pensiamo a tutti i millenni, se pensiamo ai trovatori che dicevamo nel 1100, da lì alla nascita del disco sono passati secoli, in cui la musica era soltanto live, diremmo oggi. Tu dovevi andare verso la musica, oppure dovevi essere un fortunato invitato in queste corti, no, durante le feste. Quindi era qualcosa che non potevi fruire come, dove, quando vuoi. C'erano delle occasioni speciali, quindi ecco che era anche più sensibile, c'è più sensibilità verso questo. Quindi il cambiamento, e stavo dicendo che quando c'è stato questo cambiamento, ci sono stati anche dei musicisti, dei compositori che non volevano che la propria musica fosse incisa o andasse in radio, perché dicevano no, perché io questa musica l'ho composta. Mi viene in mente Jaron Kern, che è un compositore di musical americano, che diceva no, io questa canzone l'ho scritta per questo musical, perché è inserita in quel momento, in quel contesto, su un palco mentre si sta recitando questa cosa, e l'ho scritta per quel momento lì. Io non voglio che venga messa in radio così a caso, cioè a caso no, ma insomma,
slegata da tutto il contesto per cui io l'ho creata, da tutta la storia, da tutto quello che c'è prima, che viene dopo, e quindi tu, l'ascoltatore, quando l'ascolta, sta vivendo la storia che sta vedendo sul palcoscenico. Quindi sentirla in radio è scorporata, dice, io non voglio, e non voglio nemmeno che sia incisa su disco, perché deve essere ascoltata lì a teatro durante quel musical. Quindi tutto ciò che non è quello per cui io l'ho pensato, a me non sta bene. Ed è una visione, io la capisco, cioè ha il suo senso questo discorso qua. Oggi sembra completamente, cioè dici, ma se fuori di... non può esistere oggi un discorso del genere, però ha il suo senso, la sua sensibilità, e quindi sono discorsi che quindi vanno avanti da decine e decine e decine di anni. Io cito sempre anche Teodor Adorno, che è stato un musicologo, un filosofo, che ha scritto tantissimo già negli anni 40 e 50 del Novecento, e lui parlava proprio di queste cose qua, di massificazione della musica, di perdita di importanza, di perdita dell'aura. Di perdita dell'aura ne parlava anche Walter Benjamin a inizio Novecento, nel 1912, ormai più di 100 anni fa. Lui già parlava di queste cose quando è arrivato proprio questo cambiamento. Quindi sono discorsi che adesso facciamo con altri supporti, quindi parliamo di computer, di intelligenza artificiale, parliamo di altre cose. Però la sostanza, il concetto è sempre quello, e si sta dibattendo da ormai più di 100 anni. E che ci possiamo fare? It's evolution, baby, citando Hyper Jam. Quindi che ci facciamo? Però il vinile sta ritornando in auge. Vinile sta tornando in auge con... mio supporto preferito in realtà era musica cassetta. E il vinile sta tornando in auge, però dicono che è per collezionismo e che cioè hanno fatto anche qui delle, come si dice, oddio non mi viene, no, interviste, come si dice, non viene, chi, la maggior parte delle persone che compra i vinili non ha un lettore vinile. Addirittura non ha un giradischi? No, quindi lo compro per collezionismo, per averlo. Quindi no, non può ascoltarlo. Anche qui sono venute fuori queste cose molto tristi. Questo ancora un annetto fa, mi ricordo questi articoli, che è per puro collezionismo, no? Come quando alla fine, anche oggi, no, su Spotify tutti salvi dischi, canzoni, che non potrai mai ascoltare in tutta la tua vita, perché anche se ti metti lì, no, non ce la fai ad ascoltare, cioè è impossibile purtroppo per noi esseri umani ascoltare tutto, anche se io passassi tutta la mia vita ad ascoltare musica non potrei ascoltarla tutta quella che vorrei, perché è matematicamente impossibile. E quindi anche no, si salvano, si scaricano, no, perché tanto non costa niente, cioè l'abbonamento, ti salvi tutto quello che vuoi, quindi hanno librerie con tantissima roba salvata che in realtà non ascolterai mai, come magari quando ti salvi gli articoli, no? Ah sì, mi salvo questo articolo, me lo salvo io, mea culpa, anch'io lo faccio, non ho tempo, però lo vedo, ah sì, lo leggo dopo, e poi non lo leggerai mai più perché te lo dimentichi. E quindi sì, quindi attenzione a queste cose, che il vinile torna, però è un po' una moda, però insomma bene che tornino anche i supporti fisici, no? Almeno ci ricordiamo che la musica esiste, si può toccare, si può vedere. Sì, io sto perdendo un po' il vizio di Spotify, di altri canali, proprio perché, come dici tu, si deve toccare. Io sto perdendo proprio il vizio di andare ad ascoltare lì, e preferisco andare ad ascoltare appunto o nel vinile o nel CD, perché le musicassette ormai non si trovano praticamente quasi più. Non lo so, ma la musicassetta è il mio formato preferito, perché io sono una romanticona, e quindi secondo me è il formato più romantico che c'è, perché questo mi è successo un po' di anni fa, quando ho ripreso una vecchia cassetta, era The Guns N' Roses, Use Your Illusion 2. L'ho ripresa, stavo mettendo a posto cose, ho detto, ah guarda te, che cosa che ho trovato di quando ero giovincella, ho detto vediamo se funziona ancora. L'ho messa dentro lo stereo, perché ovviamente ce l'ho ancora lo stereo a cassette, stanno scherzando,
la metto dentro e ho detto adesso secondo me si spacca il nastro, succede un macello. Invece lei è partita bella bella tranquilla, esattamente dove io, 20 anni prima, non so quanto tempo prima, l'avevo stoppata, non so se lato A o lato B, infatti in quel momento l'ho girato, ho detto chissà dove quel giorno, però lei ricomincia la musica, nella musicassetta ricomincia dal punto in cui tu l'hai stoppata l'ultima volta che l'hai ascoltata, anche dopo 20 anni. E quindi questa cosa secondo me è molto romantica, insomma, quando mi è successa questa cosa ho detto no, basta, musicassetta è il mio formato preferito. Perché insomma per questo motivo qui, poi ovviamente il CD è bellissimo perché hai la copertina quadrata, bello, poi esteticamente è molto bello, no? Vabbè, poi dopo io sono cresciuta con le musicassette, con la matitina, sono cose da boomer, no? Nella mia gioventù funzionava così negli anni 90, quindi vabbè ci sono affezionata anche per quello. Il vinile poi è il formato esteticamente quello più bello, anche per vedere meglio e godere meglio delle copertine dei dischi, che anche lì opera d'arte, quindi la arte pittorica artistica che si fonde con la musica, che abbiamo ovviamente, non stiamo neanche a dirlo, sappiamo benissimo, delle copertine meravigliose, delle vere e proprie opere d'arte. E, ecco, copertine fantastiche, mi fai venire in mente Pink Floyd, mi fai venire in mente le Zeppelin, hanno delle copertine pazzesche. Anche io lo dico, quindi se qualcuno vuole farmi un regalo, così visto che è Natale, no, siamo a giugno, ma non importa. Il disco che mi manca, che sto cercando e prima o poi lo troverò, è il Velvet Underground, quello con la banana sbucciabile, di Andy Warhol, quello lì è un pezzo d'arte, e lo trovi, ma non quello originale con la banana che si sbuccia. E quindi io voglio quello e prima o poi lo troverò. Io invece ho il vinile dei Rolling Stone che praticamente giravi e cambiava le facce dei componenti. E qual è quello? Ah, devo doverlo prendere. Farò una foto e te la mando. Io invece ho dei Rolling Stone o Sticky Fingers, che è quello col jeans con la zip che si tira giù e su. Ah. Sono particolari a fare. E anche quello era di Andy Warhol, anche quello lì, quindi anche quello originale, quello l'ho trovato proprio originale, la prima edizione, con la zippetta che funziona, perché no, lo compro se funziona, la zip va su e giù del jeans. È molto divertente, anche quello era un artista, Andy Warhol, che l'ha fatta, quello e poi la banana, quindi sì. Lì poi ci sono anche tantissimi libri che si possono trovare proprio dedicati alle copertine più belle della storia della musica, vabbè, Pink Floyd con il triangolo lì, vabbè, insomma, quella ovviamente mitica nella storia per sempre. Fantastico, quella copertina è eccezionale, anche We Wish You Were, che si stringono la mano mentre si danno fuoco, no? Mentre bruciano i personaggi. Ce ne sono tantissime, perché anche là si sono bizzarriti, e anche lì è bello, no? Come mi piace spesso ricordare, che la musica si unisce a tantissime altre arti, ma com'è sempre, come anche insomma, io questo lo racconto sempre nelle perché noi adulti questo lo capiamo, mentre i ragazzi questo lo capiscono dopo, perché a scuola impari tutto a compartimenti stagni, quindi c'è il prof di storia, il prof di italiano, il prof di matematica, il prof di musica, e quindi sono tutti mondi a sé stanti. Invece le cose sono sempre, si uniscono anche dal punto di vista appunto poi della letteratura, dell'arte, della musica, della storia, quindi tutte le cose si intersecano, e molto spesso durante tutti i nostri secoli che abbiamo, non solo nel Novecento ma anche alle spalle, i musicisti si sono confrontati con i letterati, con i poeti, con non solo per scrivere magari testi, ma anche dal punto di vista filosofico, per sviluppare nuove correnti artistiche. E quindi è una storia appunto che la storia non va mai a compartimenti stagni, ma è sempre tutto un divenire di tante persone insieme che creano arte a tutto tondo, a 360 gradi. Infatti dico sempre che raccontare, almeno io,
come io intendo la storia della musica e come la racconto io, non è appunto Beethoven è nato e morto, era sordo, questo e quello, ma è raccontare la storia dell'uomo attraverso i suoi atti sonori. E quindi quando tu vai a scoprire, a studiare storia della musica, ma come potrebbe essere a studiare storia dell'arte, a studiare la storia della letteratura, qualsiasi cosa, ovviamente io parlo di musica perché è il mio mondo, vai a scoprire la storia dell'uomo, di quello che è successo prima, perché la musica, come tutte le arti, è espressione artistica di quello che in quel momento sta accadendo all'uomo, all'umanità. E quindi ecco che la musica ti porta, come dico io, in infiniti mondi, quindi è un universo che ti può portare ovunque, ti può portare anche nella storia dell'arte, anche soltanto pensando alle copertine dei dischi. E poi la storia dell'arte e la musica è legata a filo doppio per mille motivi, non solo le copertine dei dischi. Assolutamente. Poi si sbizzarrivano anche a non farlo solo nero, no? Il disco, c'è stato un periodo... Ah, i picture disc, così devi averli tutti e averlo... sì, lo so. C'erano sembra che avevano fatto anche loro... Forse trasparente l'avevano fatto addirittura. Sì, ci sono trasparenti, colorati, fluorescenti, dipinti, cioè no, con la foto, cioè col disegno, insomma, no, sì, sono bellissimi. Era bello. Però se voi siete amanti dei vinili e comprate i vinili e siete l'ascolto e non avete il giradischi, per favore comprate un giradischi, non è solo collezionismo. Anche perché anche lì la musica è bellissima sentirla da vinile con questo fruscio. Però... io questo ti faccio una parentesi proprio da rompiscatole, perché secondo me la musica andrebbe ascoltata, ma questo è proprio un discorso da pignoli fuori di testa, però secondo me sarebbe giusto così, ascoltare la musica nel formato nel quale è stata pensata. Wow! Perché se la musica negli anni 70 è stata incisa su vinile, perché quello c'era, sarebbe corretto ascoltarla su vinile. Perché i tecnici del suono e tutto quanto l'hanno pensata perché debba essere fruita con quel sistema, e quindi aveva un senso magari il fruscio, tutto quello che c'è, no? Che può piacere, invece chi dice che, come io penso, che è molto romantico, insomma, sentire cose, chi dice no perché rovina l'ascolto, perché senti questa cosa che sporca, no? Però all'epoca quello c'era, e se tu ti ascolti i Beatles, i Rolling Stone, quello che vuoi tu, quel formato c'era, così lo ascoltavi, era nato così. Mentre, certo, so, negli anni 90 c'era il CD, erano nati pensando per il CD, c'era la musica setta, erano nati pensando perché in quel momento andava il 90% la musica setta, oggi è pensato per il digitale, quindi secondo me ascoltare un disco pensato oggi, fatto col computer sul supporto vinile, perché il vinile è tornato di moda, secondo me non ha tanto senso. Concordo. Pensa che la musicassetta, quando ero ragazzino io, perché sono passati tanti anni da quando ero ragazzino io, la cassetta si utilizzava, quelle vergini, nella musicassetta insieme alla radio, tenuta sempre in pausa, e quando la radio metteva la canzone che a te piaceva, la registravi. Guarda, io ho un glorioso stereo anni 90 che non lo vedete mai qua sopra, che è proprio così, è a due cassette e funzionava così. Pensa a noi boomeromi come vivevamo attaccati alla radio nella speranza che partisse quella canzone che poi il DJ ci parlava all'inizio e ci parlava anche alla fine, così era tutta smangiucchiata e te la registravi più volte nella speranza che fosse quello che ci parlava di meno sopra. Una vita dura, ragazzi, però perché qua apriamo un'altra cosa, che avevo scritto un articolo su questo un po' provocatorio, e poi ogni tanto ai ragazzi la butto là la cosa, perché dico, ma voi, Paolino pensa, se la musica, un'ora di musica costasse 30 euro, facciamo, tu compreresti Spotify se ti costasse 30 euro l'ora? Assolutamente no. Però ai nostri tempi quanto costava un CD? Ah, tantissimo. Costava, non so, 20.000 lire, cioè costava tanti soldi. Io mi ricordo che avevo la paghetta e dovevi scegliere
Io ovviamente che già allora musica e tutto quanto, e non è che potevi comprare come oggi ascolto la qualsiasi, andavi là e dicevi: io ho i soldi per un CD, quale compro? Questo o quello? Questo, e poi vediamo se la prossima volta ho i soldi per comprare quell'altro. Non potevi ascoltare tutto quello che volevi così. Costava come se oggi avevo fatto i conti quella volta, un'ora di musica costasse più o meno 30 euro. E i ragazzi ti dicono: no, ma sei fuori, ma non esiste, ma io non pagherei mai. E dico, ai nostri tempi così era. O illegalmente facevi il giochino che dicevamo alla radio, però ti registravi una cassetta, che registravi tutto il disco, chiaramente passava solo il singolo, oppure dovevi fare musina, prendere i tuoi risparmi, spaccare il porcellino e scegliere fior da fiore il CD che meritava e che ci tenevi di più ad avere. Non potevi ascoltare qualsiasi cosa così gratis, perché andiamo su YouTube e ascolti tutto quello che vuoi, oppure quant'è che costa Spotify al mese, davvero, insomma, pochissimo, adesso non mi ricordo più quant'è, ma è irrisorio rispetto al fatto che tu puoi ascoltare musica H24, quindi puoi avere il lusso di ascoltare ascoltare qualcosa che pensi che ti piaccia, poi magari non ti piace e non ci hai speso i soldi. Invece come chiunque ai tempi, magari ha sprecato la paghetta per comprarsi un CD che pensava fosse bello e dopo invece in realtà non era magari quello che pensava, e ormai il danno è fatto, nel senso ormai il CD l'hai preso. Quindi c'era molta più, vedi, anche lì molta più sensibilità nel comprare la musica, sapevi che la musica aveva un valore. Questi sono proprio discorsi da vecchi, me ne rendo conto, però lì in quel modo sapendo che tu un disco lo devi acquistare, costa, non è che costava 2000 lire, costava tanto, e come oggi, anche oggi costano tanto i dischi, aveva un valore. Quindi quando tornavi a casa con questo disco sapevi che aveva un valore anche monetario. Invece adesso, quando tutto è regalato, sembra che perda di valore, no? Questo è un po' un discorso che faceva Benjamin, questo discorso qua, nel 1912, suo famosissimo libro, che è L'opera d'arte all'epoca della riproducibilità tecnica. E lui, Benjamin, parlava appunto della nascita anche della fotografia, e diceva: ora che nasce la fotografia, altro cambiamento epocale. Dice: allora, la Gioconda, ad esempio, facciamo un esempio, la Gioconda, non esiste più solo una Gioconda, ne esistono 100 milioni di miliardi, perché c'è la fotografia. Io posso anche non essere mai andata al Louvre, e chiunque nel mondo sa com'è fatta la Gioconda, non occorre andare lì, mentre prima dovevi andare lì per vederla, o vedevi una riproduzione mal fatta, che ne so, da qualcun altro. Ora invece al computer, su Google, Gioconda, la vedi gigantesca, magari vedi anche a millimetro, cioè la vedi molto meglio che se tu vai lì, perché poi è piccolina, tutta la gente che ti pigia e non la godi neanche, no, bene, perché insomma è un casino, diciamo, vedere la Gioconda, per quanto io l'ho vista, per quanto sia emozionante, però te la vedi là piccola e tutti ti spingono. Non è che sei lì in pace con te stessa che ammiri quest'opera strepitosa. Da computer di casa tua ti prendi le immagini, te le ingigantisci, vedi anche le briciole di quel quadro, ma non è la Gioconda, è una riproduzione in digitale sul mio schermo. Vabbè, e quindi qua, no, parte tutto un discorso per cui lui parlava, Benjamin, di perdita dell'aura dell'opera d'arte, quindi dell'unicità dell'opera d'arte, perché non ce n'è più solo una, ce ne sono tantissime, e quindi questo va a far decadere, insomma, l'importanza dell'unicità, di anche il cinema, il teatro, no? Il teatro, dicono, è più affascinante perché sono gli attori veri sul palco che stanno recitando per te, e ogni rappresentazione è diversa perché possono non sbagliare, ma possono magari dirlo in maniera diversa, avere come tutti delle giornate un po' storte, insomma, o anche noi, insomma, accade quello che accade, non può essere identico. Invece il cinema, Tarantino, Le Iene, quello è forever and ever, non cambierà mai, perché così è stato fatto e così è. Sono mondi diversi, non si può dire meglio o peggio, però sono mondi diversi e modi di pensare diversi. E torniamo sempre al discorso, qua, discorso, no, dei vecchi, per cui
se la musica ha un valore, quindi quando tu l'acquisti e sai che spendi per, l'ascolti con un altro modo che mettere su qualcosa a caso su YouTube, ma sì, tanto. Sì, però era bello. È un modo proprio diverso di essere cresciuto, cioè non si può fare che la colpa adesso ai ragazzi e tutto quanto, perché io anche mi confronto con i genitori che vedono il mondo cambiare, no? Come inevitabilmente è proprio nascere in un mondo completamente diverso da quello che in cui siamo nati noi, in cui erano nati i nostri nonni, e questa è andare avanti, come quando ti dicevo è arrivato il disco ed era qualcosa di assurdo per qualcuno. Quindi certo, così è, bisogna dai grandi poteri avere grandi responsabilità. Per questo dico anche grazie Paolino per lo spazio anche di divulgazione della musica, di cercare di sensibilizzare anche quello che fai tu nell'ascolto di quello che è l'opera d'arte che è musica. Gli artisti sono musicisti, la musica è un'opera d'arte che ci piace tantissimo, che abbiamo la fortuna di poter fruire facilmente oggi, no? Non più rompendo sto benedetto porcellino come facevamo noi da piccoli, abbiamo tantissima fortuna di poter ascoltare tutto quello che vogliamo, e quindi però dobbiamo farlo un pochino più consapevolmente, magari cercando anche di andare ad approfondire quello che stiamo ascoltando, chi sono questi musicisti, la storia, il significato anche banalmente delle canzoni che ascoltiamo, perché molto spesso non sappiamo neanche, cioè pensiamo di sapere cosa vuol dire la canzone, ma magari no, oppure molto spesso, come era il caso della mia tesi, che avevo fatto anche lì un po' di ricerche, conosciamo benissimo una canzone, te la canto tutta, te la ballo anche, ma chi è che l'ha scritta? Non lo so. Boh. E anche qua ci fa, capito? Quindi bisogna avere un po' di sensibilità verso quest'arte che amiamo tantissimo tutti. Certo, poi sai, a proposito di chi l'ha scritta, in Italia abbiamo avuto degli scrittori pazzeschi, no? Guarda De André, che è stato uno degli artisti che io amo alla follia, ho amato alla follia e amo ancora oggi alla follia. Per me De André è stato, oltre a un cantautore, un poeta veramente tutto tondo, cioè, qualcosa di meraviglioso. Quando oggi ascolti ancora oggi una canzone di André, sembra scritta ieri, no? Sono quelle canzoni senza tempo. È lì, sì, è lì, e c'è l'artista dietro, e che gli vuoi dire? Niente, lì arriva dritta al cuore ancora oggi. Sì, il bello quando noi eravamo giovani, almeno quando io ero molto più giovane, che quando andavi a comprare il disco, il bello era che il negoziante te lo faceva ascoltare, cioè avevi la tua postazione con le tue cuffie e il CD, più che altro il vinile era un po' più delicato da ascoltare, ma qui dove abito io c'era un grande negozio di strumenti musicali e ahimè il suo proprietario ci ha lasciato ieri, Caru Dischi, famoso in tutto il mondo, un personaggio. Paolo Caru, era quando andavi a comprare un disco da lui era come entrare in un museo, lui sapeva e conosceva tutto di tutto, e quando compravi un vinile da lui lo apriva, te lo faceva ascoltare, era magico questo coso, no? Però c'erano alcuni negozi, mi ricordo anche la Ricordi a Milano, che aveva le sue postazioni con le cuffie, ascoltavi, chiaramente già parliamo del CD, perché col vinile era molto più difficile, e quindi io passavo praticamente delle ore a mandare avanti le canzoni, perché si conosceva il singolo, quello più famoso che andava per radio, ma volevi sentire le altre, se, come dici tu, aver rotto il porcellino ne valeva la pena. Esatto, sì, perché c'era anche questo, che anche da me da Ricordi c'era la possibilità di ascoltare i vinili, non tutti, c'erano quelli selezionati, cioè dei dischi che erano in classifica al momento, chiaramente, quindi non tutti, e quindi potevi ascoltarteli, mandare avanti le tracce, così avevi almeno un'idea di quello che poi andavi a comprare, giusto per non comprare proprio
a scatola chiusa, ed ecco che anche erano gli anni in cui le recensioni, ad esempio dei concerti, le recensioni dei dischi avevano molto più peso, perché erano lette con più interesse, perché volevi sapere com'era questo disco, magari avevi il tuo recensore di fiducia che sapevi che più o meno aveva i tuoi gusti, e quindi cercavi di capire anche, di scoprire anche così nuova musica, perché dopo leggevi queste le riviste, quindi a ricerca dei nuovi dischi, magari ne trovavi altri che non conoscevi, leggevi la recensione, capivi che più o meno poteva essere il tuo genere, e vabbè, sempre per menti curiose ovviamente parliamo, cioè amanti della musica, però c'era anche lì, non è divulgazione, però c'erano più mezzi per approfondire, per capire meglio la musica, no? Invece oggi, con tutta questa digitalizzazione, ovviamente sono venuti a meno le recensioni, perché si guardano solo le classifiche, e le classifiche di ascolto su Spotify, che io anche ci ho scritto un articolo, e quindi una visualizzazione conta 30 secondi di ascolto. E quindi tu ascolti un pezzo 30 secondi, hai fatto una view. Ma se io ascolto un pezzo 30 secondi, dopo 30 secondi ho detto mamma mia che schifo e spengo tutto. Cioè io non è che volevo farlo avanzare, non è che io ho comprato un disco e che quindi ho dato i miei soldi perché mi piaceva. L'ho ascoltata 30 secondi, poi ho spento perché ho detto no, una schifo, metti, fa conto, no? E invece contano, quindi vabbè, questo è un discorso qua, in un ginepraio, però... sono un po' polemica stasera, me ne rendo conto, fammi delle domande più allegre che sto facendo un po' troppo polemica, però hai capito, cioè anche qui è tutto, è proprio un meccanismo complesso oggi, no? Che ti fa portare a dire chi è più visto, quindi più, neanche più vendite, più view, più visualizzazioni su YouTube, e, non c'è più, cioè c'è la critica, ma devi andarla a cercare tu, non è più che ti viene verso, ti viene incontro, e quindi devi tu ascoltatore fare questo passo in avanti verso la musica per cercare di approfondirla un po' di più, se l'ami davvero, se ti piace davvero, e è questo che bisogna fare, altrimenti si perde un po' il senso, si perde un po' l'importanza del tutto. Beh, noi avevamo TV Sorrisi e Canzoni, no? Che era un... Le canzoni, cioè, anche là per scoprire i testi delle, cioè no, veramente sembra robe da Matusalemme, ma sembra robe da Matusalemme, ma ragazzi non è che sono così tanto vecchio, non è che stiamo parlando di tanti anni fa, io sono abbastanza, ma insomma non è, sembra dei discorsi di mia nonna, ma in realtà non sono passati tanti anni, e che c'è appunto stata questa evoluzione che è stata velocissima, che stiamo vivendo noi soprattutto, perché mentre i ragazzi adesso ci nascono ed è, hanno il mondo che è così, noi abbiamo avuto tutto questo passaggio, tutto questo cambiamento, ed è per quello che magari, no, noi siamo un po' più titubanti, sono così polemica stasera, perché è una cosa che un po' cambia veramente il modo di vedere e di fruire della musica, quindi cambia un po' le cose. Sì, ma avevamo anche proprio il seguito del giornale, no? Cioè noi avevamo TV Sorrisi e Canzoni, che era bellissimo da sfogliare perché era molto bello, ma avevamo poi la domenica dove c'era, non so se tu te lo ricordi, io sì, ero molto più vecchio, c'era il DJ, quello che aveva quella faccia nascosta dalla sfera da discoteca, no? E Musica Circa Show, qualcosa del genere. Andrea Semandi mi sembra che lo faceva vedere, no? E era bello, cioè era un qualcosa che la domenica lo aspettavi perché ti dicevano la nuova uscita, il pezzo nuovo, e poi noi eravamo fortunati che avevamo il Festival Bar. Vabbè, lì Festival, però lì già era roba, già la roba da classifica lì, però vabbè, lì era proprio un altro mondo. Però sai cos'è? Che lì cosa stiamo dicendo? Lì c'era una critica, c'erano dei giornalisti, c'era qualcuno che ti scremava e ti raccontava quelli che erano i pezzi più, dal punto di vista critico musicale, più meritevoli, più interessanti. Adesso invece vanno su quelli che hanno più visualizzazioni, che non è detto che siano quelli musicalmente, dal punto di vista critico, più interessanti. Quindi è tutta una cosa che è cambiata, e che è la bilancia oggi pende molto di più dalla parte degli spettatori, degli ascoltatori, e questa qua entriamo proprio nella sociologia della musica, che appunto studia il rapporto tra musica e pubblico, e quello che io dico sempre è: noi pensiamo
che non abbiamo potere. Noi invece siamo noi ascoltatori, noi pubblico, che abbiamo il coltello dalla parte del manico, musicalmente parlando, ma anche dal punto di vista artistico in generale, perché un artista, un genio, diventa tale se il pubblico lo afferma come tale. Chiaro. Se Beethoven non avesse riempito i teatri, se nessuno fosse andato a sentire la Traviata di Verdi, se avesse fatto un flop dietro l'altro, sarebbe andata nel dimenticatoio e oggi non sarebbe più il monumento che è per la storia della musica. Sbagliando, perché ovviamente ho citato due cose a caso che non sono bellissime e quindi meritano ovviamente tutta l'importanza storica che hanno, assolutamente. Però è sempre il pubblico che lo ha deciso. Bach stava per essere ad esempio dimenticato perché la storia al tempo era diversa, è nell'Ottocento che è nato il concetto di genio musicale. Adesso qua, aspetta che apro troppe porte, però hai capito, quindi il pubblico è sempre stato da sempre importante dal punto di vista dell'affermazione dell'importanza di un'opera d'arte, che sia ad esempio, e quindi noi oggi facciamo le classifiche, oggi questo invece è ancora più palese del tempo passato, perché prima ad esempio c'erano i talent scout, quindi negli anni 70 era diverso, cioè registrare un disco vuol dire che eri già arrivato, vuol dire che ti avevano scoperto, che ti avevano un po' sgrezzato e poi ti avevano portato al successo. Non è che le Zeppelin sono nati così pim pum, c'è stato un percorso che li ha portati ad arrivare ad essere come sono. Certo. Quindi adesso si è più fortunati perché non devi aspettare che ci sia un talent scout che ti scopre, ma tu ovviamente, e ce ne sono pieni i casi attualmente di ragazzi che su YouTube hanno fatto tantissime visualizzazioni e ora sono diventate delle superstar, quindi hanno bypassato la parte discografica musicale e musicista col pubblico direttamente senza più questo filtro. Come tutte le cose, lato positivo, lato negativo, non c'è più il filtro e quindi tutto è nelle mani del pubblico, che però può andare dove vuole. E qui si può sindacare se al pubblico piace, che cosa dobbiamo dire noi? Ah, niente. Beh, uno che ha fatto, se non ricordo male, che ha fatto un gran successo grazie a YouTube, musicista, era Mika. Anche Mika, poi c'era la come si chiama? Billie Eilish, mi pare anche lei, che è partita col suo canale YouTube e poi è esplosa, ha cominciato a diventare virale e ha avuto tutto il successo che ha avuto. Quindi il pubblico, io dico sempre, abbiamo il coltello dalla parte del manico, siamo noi a determinare le classifiche, siamo noi a determinare chi ha successo, chi no, in base a quanti ascolti facciamo, a se riempiamo, se facciamo fare flop ad un concerto, eccetera, eccetera. Quindi per questo che dico, dovremmo ascoltare con più cognizione di causa, no, le cose, quindi magari se ci piace così tanto il mondo musica, cercare di capirne un po' di più, cercare di ascoltarlo con un po' più di non competenze, nel senso di bisogna essere dei musicisti così, ma con più amore, ecco, con un po' più amore verso quest'arte che ci piace così tanto. Esatto. Che ha sofferto molto, appunto, parlando di pubblico, leggevo qualche settimana fa, è stata Jennifer Lopez, che tanti suoi concerti live in America sono stati cancellati perché non ha raggiunto il numero di spettatori che loro pensavano, quindi ha fatto diversi tour, diverse date con praticamente zero e hanno dovuto eliminare la data, quindi lei è entrata un attimino in crisi, ha dovuto cambiare un po' il suo tour perché non si aspettava un impatto del genere. Come dici tu, il pubblico gli ha dato il ben servito, probabilmente è arrivata, non lo so, io non sono stato, non mi è mai piaciuto il suo genere musicale, per l'amor del cielo, però probabilmente come tutto il mondo della musica c'è un sali e scendi, no? Forse non è questo il suo momento, diciamo così. Credo di no. Vado avanti pure con la moda, perché so che con la moda lei ha fatto anche altre cose, insomma, nel mondo della moda, Jennifer Lopez, so che
nei vestiti, profumi, J-Lo. Ah, ok, vabbè, vedi, vabbè, ovviamente marketing delle campane. È investito, diciamo. Okay. Abbiamo i nostri che hanno avuto i suoi alti e bassi, ma penso che la musica sia così, no? C'è un momento top e un momento flop, un po' non si può essere sempre sulla cresta dell'onda, penso sia impossibile. Sono in pochi che ci riescono, solo i grandi big, no? I grandi. C'è stato a Lucca qualche settimana fa Eric Clapton e ha fatto strapienone, però stiamo toccando personaggi. Vabbè, hai detto niente. Stiamo toccando. Però anche lui poteva floppare perché ormai è un po' passato, insomma, diciamo, però. Sì, però ci sono stati, settimana scorsa, è stati Metallica a Milano e anche lì ha fatto strapieno. Ieri sera cioè, sono stati i Green Day invece che hanno fatto cos'è 80.000, brava, certo, più grande, cioè con più del tour del Green Day, questo in Italia era quello più grande d'Europa e quindi ma, caspita, beh, bel gruppo, eh? Parliamo di un gruppo musicale che a me piacciono. Vabbè, fu la mia infanzia, fu la mia gioia, furono le mie cassette, fu uno dei miei porcellini quello, quindi, delle mie paghette. La mia prima musicassetta che ho comprato avevo 11 anni ed era dei Dire Straits, Go Over Love, qualcosa del genere, era la musicassetta e mi bruciai tutta la paghetta perché avevo 11 anni, quindi... capisco. No. Non è che ce le regalavano, costavano care. No, costavano care. Mi ricordo ancora che c'era un doppio di Michael Jackson che costava 50.000 lire, me lo ricordo ancora, non l'ho mica preso. Era là che ho detto, beh, vabbè, però, boh, 50.000, cioè tipo 100 euro adesso, cioè, 15 anni, 16 anni, come fai per un disco? Cioè, vabbè, tutto l'amore del mondo, però erano tanti soldi. Certo, era come il doppio, io quello ce l'ho, dei Pink Floyd, che è Pulse, e ha dato 58.000 lire, qualcosa del genere. Sì, sì. Mi sono svenato praticamente. Vabbè. Va bene, insomma, a me è piaciuta molto questa serata di chiacchiere musicali con te, è stato veramente bello. Spero che piaccia anche a tutti coloro che vedranno questa puntata che insomma Ticket to Ride, questa idea di Massimiliano più va avanti e più mi sta piacendo perché sto conoscendo tante belle persone, un conto sai è messaggiarsi ogni tanto, però queste serate di scambio di idee musicali è meraviglioso. Io ti ringrazio tantissimo di essere venuta qui al salottino e spero di farne altre di queste serate con te in futuro. Spero polemiche, dai, perché mi sono resa conto che ho fatto una polemica assurda, quindi ragazzi, cioè... No, che troppo, quando faccio queste conferenze dico queste cose, no, mi guardano e dicono, ah, caspita, cioè, anch'io faccio la spesa, lavo i piatti con la musica in sottofondo, non è che non lo faccio, chiaro, cioè, non è che non si può fare queste cose qua, non si può ascoltare musica a caso su YouTube, certo che sì, però spero sia passato il messaggio, quello che volevo dire, ecco, per carità. Sicuramente. Bene, ti auguro una buona continuazione di serata e noi... Ti manderò la foto di quel vinile. Dei... Okay. Grazie, mi ha fatto piacerissimo fare questa tappa nel tuo viaggio, nel tuo treno, e quindi volentieri se ci passa ancora un'altra volta questo treno per Padova, volentieri salto su. Bene, per Padova noi ci troveremo la prossima volta in fiera. Speriamo, perché mi dispiace che quest'anno non sono riuscita, ma la prossima volta speriamo di sì. Ciao a tutti, grazie ancora.